Cari compagni di avventura, come ormai di regola è iniziata la terza fase dello scontro tra il protagonista e il villain di turno. Se c'è infatti una regola aurea che Odo utilizza per gestire gli scontri del protagonista, è quello di inserire un countdown che verrà poi scandito in simultaneo dalla vittoria del gommoso sul cattivone di turno. Come di consueto nella prima fase dello scontro, Ruffy fa lo spavaldo e le prende malamente. Nella seconda invece va di nuovo KO, ma almeno elabora una strategia vincente, e nella terza e ultima fase si avvia la conclusione, il tutto con la vittoria finale finalissima della volontà più potente tra i due. Esatto, avete capito benissimo. Non la vittoria del lottatore più forte, ma della volontà più forte. Chi crede maggiormente nel proprio sogno e nelle proprie possibilità vince lo scontro. Il potere fisico non c'entra assolutamente nulla in One Piece. Comunque, se ve lo state chiedendo, sì, questo video sarà full editato perché sono in trasferta senza mezzi per fare le riprese video, senza le mie attrezzature fisse. E a proposito di questo, ringrazio da subito tutti coloro che hanno già deciso di avere fiducia nel mio progetto a lungo termine e che sono diventati, fin dai primissimi giorni, supporters su Patreon. E in realtà dovreste ringraziarli tutti, perché se riuscirò a portare video nei mesi futuri e se riuscirò finalmente ad avere delle attrezzature da esterno, sarà unicamente grazie a loro. Alla fin fine è questo il bello di essere e di vivere una community, no? In caso voleste dare un occhio al progetto e al suo funzionamento, vi lascio il link nell'info box o un video di spiegazioni dettagliate in quel delle schede in alto a destra, che poi a titolo informativo ho comunque indicato come se poi avessi una camera davanti a riprendermi, vabbè. Solo io. Tornando alla tematica del video di oggi, però, voglio parlare sì di come procede lo scontro tra Kaido e Ruffy, ma in realtà voglio fare un giro più largo, diverso. Dato che uno dei video dove ne avevo parlato è stato prima demonetizzato e poi bloccato, riprendo in mano l'argomento e vi propongo una discussione un pelo diversa dal solito. Kaido, a fine Wano Kuni, tirerà le cuoia? E io so già che molti hanno ancora bene in mente, indelebile, il fatto che perfino uno decapitato come Pound poi si è ricicciato fuori vivo e vegeto, e che Oda non uccide mai nessuno, eccetera eccetera, e che non ha senso iniziare a farlo proprio adesso. Però, a onore del vero, qualche avvisaglia di mutamenti alla sceneggiatura classica, a Wano Kuni, c'è stata. Vuoi per le scene molto più cruente riferite ai combattimenti dei Fodri Rossi? Vuoi per l'impianto teatrale che il tutto ha assunto nel corso degli ultimi 3 anni? Anche se estremamente edulcorato nei modi, nulla esclude che qui si possa vedere una vera e propria dipartita di uno dei personaggi più scomodi che esistano nel mondo di One Piece. Proviamo a focalizzarci sulla figura di Kaido, immaginando il risvolto che potrebbe prendere la sua storia nel caso di una non morte. Proprio come per personaggi come Big Mom e altri che hanno un potere politico dannatamente esteso, se Kaido venisse solo sconfitto e cadesse unicamente dal punto di vista politico, la sua furia finirebbe col perseguitare Mugiwara e i loro alleati, divenendo quindi un grosso problema a livello di narrazione e di logica. Ruffy, Supernova e compagnia cantante non rimarranno per sempre a Wano Kuni, lo sappiamo, quindi dopo averlo sconfitto, dopo averlo cacciato da Wano Kuni, questi personaggi riprenderanno il mare per continuare la caccia al titolo di re dei pirati. Quindi se ne andranno per mare per proseguire il proprio viaggio e per proseguire le proprie avventure. A quel punto, senza questi pirati riprendere a calci in culo Kaido, chi impedirebbe al drago, una volta salpati, di tornare a Wano Kuni e di rimettere a ferro e fuoco l'intera nazione? Chi gli impedirebbe a quel punto di ricreare le fabbriche, riportare nuovamente l'avvelenamento e mandare di nuovo a morire di fame gli abitanti di Wano che non lo sostengono? A livello concettuale nessuno potrebbe fermarlo, neanche Momo adultificato. Quindi vi immaginate logica una scena in cui ogni volta Ruffy torna a Wano a prendere la mazzate, poi lo caccia, poi Kaido ritorna, poi Ruffy ritorna, poi lo ricaccia e così via in un dannatissimo loop infinito? Io personalmente non credo abbia senso una gestione del genere. Onesto. Cosa può fare quindi Oda, elementi dell'opera alla mano? Ipotesi numero 1. Il buon drago, ubriacone, si redime. Capisce di essere stato un padre pessimo, arriva alla radice della sua depressione e compie un percorso di automiglioramento. Insomma, finisce a taralli e vino.
Per quanto non sia così assurdo, questa dinamica è più tipica di altre opere. Me l'aspetto dalla narrativa di un Togashi o di un Kishimoto, mentre Oda è particolarmente fermo nel non mutare le impronte primarie dei suoi personaggi. Crocodile, sconfitto o meno, rimarrà sempre comunque il personaggio visto dalla Basta. Lucci, idem. L'unico che è leggermente mutato nella sua impostazione di base, non parlo di macro caratterizzazione, ma proprio di quella più intima, quindi l'unico che è radicalmente cambiato per assurdo è Gecko Moria, che probabilmente è cambiato perché è sconfitto tecnicamente a causa del suo stesso potere, potere che gli dava poi tutto quel tipo di particolare caratterizzazione. Dico che sia caduto a causa del suo potere perché Ruffy era stato inizialmente potenziato con le ombre che lui stesso rubava in giro per Thriller Bark. Lo dico per precisare, ma giusto per. Ma passiamo all'ipotesi 2 e poi tiriamo le somme come sempre. A Wano Kuni, dopo averci mostrato la totalità del potere bellico di un imperatore, dopo averci dato una panoramica a tutto tondo del dio drago, dopo averci fatto sapere le motivazioni dei suoi comportamenti, averci mostrato i vari flashback legati alla sua infanzia, tra i quali il periodo dei pirati Lox, dopo averci mostrato eventuali passati burrascosi con Vegapunk magari legati alla nascita di Yamato, e che ne so, magari dopo averci mostrato il famoso conflitto con Shanks prima di Marineford, Oda potrebbe serenamente prendere Kaido e farlo ufficialmente sparire dalla narrazione, ma deve farlo sparire in maniera coerente. E immaginarmi un Kaido che in stile Thanos va a fare l'agricoltore non ce lo vedo particolarmente. Fatto sta che a quel punto della storia Kaido avrebbe già dato nei lettori tutto ciò che poteva, sarebbe un personaggio che ha già detto tutto ciò che doveva dirci, che insomma ha compiuto il suo intero scopo narrativo. Come insegna il buon Giorgione Martin, l'unico modo di tagliare dalla narrazione un personaggio scomodo, potente e inarrestabile per evitare che ritorni in futuro a scombussolare lo storytelling è proprio quello di ucciderlo. Poi io, diciamocela tutta, sono più di 6 anni che lo stesso Kaido ce la mena che vuole morire, e questo renderebbe ancora più coerente una sua morte in seguito ad uno scontro con i protagonisti, indipendentemente dal fatto che loro poi non abbiano mai e poi mai ucciso nessuno. Parlando di Luffy, al termine dei suoi combattimenti infatti non elimina mai i suoi avversari, per quanto questi poi crudeli si fossero dimostrati nel corso del tempo. Infligge anzi loro una punizione ben peggiore della morte, perché sconfigge i loro ideali andando contro ogni forma di autorità o di aspettativa supposta. Infatti tutti i personaggi di One Piece muoiono soltanto quando tale morte cambia drasticamente le persone a loro care, aggiungendo e definendo gran parte della caratterizzazione di questi personaggi con questa morte. Quindi l'evento tende a valorizzare il personaggio defunto, perché poi la sua volontà viene trasmessa ed ereditata da qualcun altro. Ma ciò non può avvenire per i villain, perché idealmente Oda non vuole che ideali negativi vengano trasmessi. E qui si ritorna al concetto di morte della volontà durante gli scontri. Però, per quanto per l'appunto questa mia ultima argomentazione faccia pensare che Kaido non possa morire, se in questo caso specifico il nemico ha come obiettivo proprio quello di tirare le cuoia, magari a causa di un particolare trauma dell'infanzia che noi ancora manco conosciamo, ecco che allora forse l'atto di ucciderlo non sarebbe un cambio di caratterizzazione del protagonista, ma diventerebbe il suo empatizzare con il nemico appunto da dargli cosa sta chiedendo. Sarebbe un Luffy che, maturo, comprende la sofferenza del suo nemico e che gli dona l'eterna serenità. Molto orientaleggiante come concetto e assolutamente in linea con la teatralità dell'arco narrativo di Wano Kuni, per come la vedo io. Però come al solito ora mi rimetto a voi e alle vostre opinioni in merito, perché anche per oggi l'analisi giunge alla sua conclusione. Come sempre nell'info box trovate tutti i link utili per contattarmi, per seguirmi, per supportarmi, e se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete nei commenti hashtag Sedano. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo stasera in live su Twitch alle 21, dove ci saranno perfino cosplayer di ragazze magiche e che il potere di Glitter Force sia con tutti voi! Bella a tutti!